parola la passiamo anche all'aquila grigia del volume che la collega Antonella Scanzi, che ha lavorato d'estate per correggere le cose, quindi una battuta su questa esperienza. Antonella, ti prego di avvicinarti. Tanto mi vedo nuovamente, intanto fatemi ringraziare Elena per avermi coinvolto in questa cosa, perché come ha detto lei mi sono venuta in mente all'improvviso, l'ho scelto e caduto su di me, sono veramente felice, anche perché pensavo di avere tra le mani un manuale scientifico e di dovermi concentrare soltanto su come il libro fosse scritto, sullo stile. Perché insomma, essendoci tanto materiale, all'autrice qualcosa poteva sfuggire, invece tra le mani mi sono trovata una serie di piccoli romanzi concatenati in un manuale e ho avuto il piacere di scriverlo anche nella quarta di copertina. Vedo che l'hanno apprezzata questa cosa del romanzo e non era molto d'accordo, ma ci ho preso perché io vi consiglio, quando tornate a casa, di consigliare questo libro come lettura non solo a chi è un addetto ai lavori, perché è un libro che può essere tranquillamente regalato per Natale. Intanto perché purtroppo di demenza, è qualcosa l'Alzheimer, il Parkinson, sono cose con le quali purtroppo tutti noi possiamo un giorno avere a che fare, sia in via diretta sia in via indiretta, ma è un libro fantastico perché vi troverete di fronte a storie, vi faccio qualche nome: Elena, Raffaele, Michele, persone, o la signora Rosa, una donna normalissima col piacere del cucito, e Elena racconta queste storie di viaggiatrici, di persone brillanti e colte, anche di un semplice barbiere che si trova di fronte alla difficoltà di non riconoscere più la strada di casa, le strade che faceva quotidianamente. E se oggi pensate, è qualcosa di veramente di toccante sapere che una persona sa perfettamente raccontare come tornare a casa e poi non lo sa più fare se gli si chiede adesso portami a casa tua. Quindi questa è stata una delle storie che mi ha colpita di più, e il mio ruolo è stato veramente difficile da questo punto di vista, perché la curatrice del libro doveva solo guardare come il libro fosse scritto, mi trovo a non riuscire a pensare solo a quello, a leggere più volte alcune pagine del libro, facendomi mille domande che poi ho fatto a Elena. Elena mi ha anche supportata in questa cosa. E io vi racconto solo una cosa e poi per la gioia di Maria Rita, insomma, la chiudo qui. E ci siamo naturalmente viste mentre io correggevo le bozze d'estate, e Elena parlando veramente con gli occhi, se voi la guardate, una donna che parla con gli occhi quando parla di queste cose, mi ha raccontato la storia di un anziano che purtroppo non è più tra noi. Mentre ne parlava, lei mi ha detto: quel signore è ancora qui con me. Questo dimostra quanto Elena tenga ai suoi pazienti, anche quando purtroppo non ci sono più. Peraltro la TECE è una terapia che non lascia da soli i pazienti nemmeno nel momento della morte. La cosa più toccante che Elena mi ha raccontato, che c'è scritto anche nel libro, è il momento del distacco, della morte. Il TECE terapeuta non lascia il paziente da solo nemmeno in quel momento. Ed è questa la cosa che completa una terapia che è originale non solo perché non usa il farmaco, ma perché è una sorta di pillola dell'amore che Elena è riuscita a lanciare da Catanzaro, ed è con questo che ti faccio veramente un grosso in bocca al lupo per il libro. Sono riuscita a commuoverla, cosa che non è, quindi spero che tu abbia dei fazzolettini. Adesso contieni di mettere a capire la tua opera.